Eurobasket 2017 Super Hanga spinge l'Ungheria al primo successo europeo. L'Ungheria fa sua la gara contro la Repubblica Ceca del gruppo C di Eurobasket 2017 e fa registrare così la prima vittoria in questo europeo. Prestazione mostre di Adam Hanga, autore in totale di 31 punti, 8 rimbalzi catturati e 8 assist. I cechi, nonostante le buone prove di Auda e Satoranski, rimangono per tutta la partita sotto nel punteggio senza mai riuscire a rientrare e subiscono la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con la Spagna. Tra le file degli ungheresi degna di nota anche la prestazione di Vojvoda, autore di 18 punti. Ikovic schiera Kovacs playmaker con Allen ala forte e Keller centro. Sul perimetro agiscono Vojvoda e Hanga. Il coach ceco Ginzburg risponde con Satoranski in regia, Vece e Kriz esterni. Completano il quintetto titolare Ruban e Peterka. Solo l'Ungheria in campo in apertura di match. Vojvodina e Hanga refertano i primi 7 punti, la prima e unica replica è di Ruban ma Allen e compagni infilano ancora un pesante 6-0 e si portano immediatamente sul più 11. Per i cechi l'unico a trovare più volte la via del canestro è Auda e gli uomini di Ikovic si tengono saldamente avanti grazie ai punti di Perle Keller. A 2 minuti dal primo riposo arriva il primo break ceco, Satoranski e Paliza segnano 6 punti consecutivi e, con l'1-2 di Hanga in lunetta, a fine primo quarto il risultato è di 23-16. Ritmi alti e match equilibrato ad inizio seconda frazione di gioco, Krauzic e Hanga segnano, replicano immediatamente Paliza e Sirina. Fino a metà quarto ogni possesso di entrambe le squadre si conclude con un canestro e le distanze restano invariate, Allen da una parte e Svrdlik dall'altra aggiungono punti al proprio score. Passando i minuti iniziano a farsi sentire le prime fatiche, l'Ungheria gestisce meglio le energie e colpisce dall'arco con Hanga e Vojvoda, Ruban e Satoranski cercano una reazione ma a fine primo tempo i cechi sono sotto di 11 punti, 44-33. Ancora ritmo alto e molti punti dopo l'intervallo lungo, Keller e Vojvoda spingono avanti l'Ungheria ma Auda, Satoranski e Paliza replicano colpo su colpo e tengono i cechi sotto i 10 punti di scarto. Intorno a metà periodo la Repubblica Ceca prova a rifarsi sotto con i punti di Ruban e Paliza ma Hanga e compagni sono ben attenti a respingere ogni assalto. La gara rimane molto combattuta fino all'ultimo secondo, entrambe le squadre si alternano a canestro e lo scarto rimane pressoché identico prima dell'ultimo riposo, 66-58. L'ultimo tentativo di assalto dei ragazzi di Ginzburg arriva ad inizio quarto periodo, Satoranski prende per mano i compagni e segna 5 dei 7 punti dei cechi. Vojvoda e Perl tengono alta la concentrazione dei compagni e rispondono ai canestri avversari, Hanga segna ancora e ridà ai suoi il vantaggio in doppia cifra. L'ultimo sforzo di Satoranski e Ruban serve a poco, negli ultimi 2 minuti l'Ungheria alza l'intensità difensiva e segna ad ogni possesso, il match si conclude con il risultato di 85-73.